ci riproviamo. Questa volta ho anche la bacchetta, perché ci servirà della vera magia. Se esco di nuovo, tasto rosso. Quindi insomma, come avrete capito dal titolo e dall'intro di questo video, oggi faremo lo smistamento. Di nuovo. Perché non sono soddisfatta da quello che è uscito la scorsa volta. Questa volta però non userò il sito di Pottermore, ma un altro sito in cui ci sono le stesse domande del quiz di Pottermore. Semplicemente perché non mi va di contribuire a far arricchire una persona transfobica. Iniziamo. Non so se sono pronta. Prima domanda. Quale tra le seguenti opzioni sarebbe una cosa che tipo ti darebbe fastidio se le persone ti chiamassero così? Ordinario, ignorante, codardo ed egoista. Allora, codardo è troppo da Grifondoro, quindi no. Ignorante invece è troppo da Corvo Nero. Ordinario, selfish. Questo è tasto ordinario. Che tra l'altro era la prima cosa che volevo mettere. Quindi anche a livello, no? Distinto, volevo mettere questa. Allora, seconda domanda. Come non vorresti essere ricordato dalle persone? Insomma, questo vuol dire. Mancherai quelle persone, ma ti ricorderanno con un sorriso? Troppo melenso. Chiederanno di più delle tue avventure, storie sulle tue avventure. Ammirato per i tuoi traguardi raggiunti. Non mi interessa cosa le persone pensano dopo la mia morte. Quello che conta davvero è quello che pensano mentre sono vivo. Ma io metto achievement. Terza domanda. Oh mio Dio, se vado così lenta, ciao. Se ti fosse data l'opportunità, quale tra queste pozioni inventeresti e cosa vuoi che questa pozione ti dia? Gloria, saggezza, amore... Oddio, mi viene forza, ma non è forza. Potere. Io metto potere anche perché mi sembra il più serpeverde tra tutti. Ok, come ti piacerebbe essere ricordato nella storia? Il saggio, il buono, il coraggioso, il grande... Non lo so, secondo io vado con il grande perché è quello che mi dà più serpeverde. Serpeverde vibes. Allora, entri in un giardino incantato. Che cosa ti incuriosisce di più per prima cosa? Un albero con le foglie d'argento e delle mele d'oro. Dei funghi grandi che parlano, rossi e grandi che parlano. Una piscina con le bolle nella quale qualcosa di luminoso sbrilluccia. La statua di un vecchio stregone che ti fa l'occhiolino. No, la piscina con i glitter. Qualsiasi cosa brilli alla mia attenzione. Quale strumento ti piace di più, in sostanza? Sono basic, vado con il piano. Ci sono quattro scatole davanti a te. Quale cerchi di aprire? Allora, quella piccola tartarugata abbellita con oro nella quale ci sono piccole creature che squittiscono. Wow, questa black box with silver lock and key. Ok, una scatola nera con il... come si chiama? Quello dove metti la chiave. Non lo so, quello. D'argento con delle rune antiche messe sopra. Poi uno scrigno dorato. Invece una scatola più piccola con una scritta. No, io vado con quella nera. Oddio, cosa si è aperto? No, vado con quella nera. Mi piacciono le cose d'argento, quindi... Ottava domanda. Ci sono quattro coppe o calici, non so, piazzati davanti a te. Quale scegli di bere? Foaming, fruiting, silver, liquid, sparkles. Il primo è un liquido argenteo che luccica e già qua mi ha conquistato, che contiene addirittura diamanti. Ma io non leggo neanche il resto. Diamanti, please. Ok, una volta ogni 100 anni, questo bush, questo cespuglio, questa pianta produce dei fiori che adattano il loro odore a quello a cui sono attratti unawary, quelli che non stanno attenti. Vabbè, non so tradurla. Ok, se fosse, cioè, quindi se questo odore si riflettesse su di te, quale odore sentiresti? Il mare, l'odore del mare, ci sta. Oddio, questa è lunghissima. Allora, un troll è andato nell'ufficio del preside di Hogwarts, sta distruggendo roba, inclusa la cura per il vaiolo di drago, gli archivi degli studenti antichi di 1000 anni e un misterioso libro che si pensa appartenesse a Merlino. In quale ordine salveresti queste cose? Ma non lo so, io andrei con la prima perché mi sembra ok, non lo so. Ok, cosa preferiresti essere? Creduto, piaciuto, no, non piaciuto, cioè
vorresti piacere alle persone, essere imitato, lodato, invidiato o temuto. Qua è difficile perché non saprei scegliere tra le varie. Io metterei temuto semplicemente perché secondo me è il migliore per sapere. Sto rispondendo a questa domanda in funzione della casa a cui vorrei appartenere, perché altrimenti non lo so, cioè non saprei che cosa mettere. Forse lodato o creduto, trusted. Non lo so, dai, metto temuto. No, si è bloccato di nuovo, please. Ok, funziona. Ok, quale tra i seguenti è per te più difficile da gestire? La rabbia, il freddo, la solitudine, la noia, l'essere ignorato. La noia, assolutamente. Che cosa vuoi imparare di più di tutto ad Hogwarts? Io vorrei pozioni, però vedo che non c'è qua. Tra l'altro la domanda è divisa in due parti. Allora, ogni aspetto, apparizione, sparizione, trasfigurazione. Oddio, anche volare su una scopa sarebbe figo. Questo qua, Hexes and Jinxes, dovrebbe essere una roba tipo di magia oscura, quindi forse metto quello. Tutto sulle creature magiche, i segreti del castello. No, i segreti del castello è una roba proprio da Hermione. Noioso. No, andiamo con le robe oscure e cattive. E qua devo mettere none of this. Ok, se potessi avere un potere quale sceglieresti tra questi, allora leggere la mente, l'invisibilità, la super forza, parlare con gli animali, cambiare il passato e cambiare il tuo aspetto. È difficile, allora, mi piacerebbe molto l'invisibilità. Leggere la mente è figo, ma deve essere una cosa che controlli, perché altrimenti è brutto. Cioè, certe volte non vuoi sapere cosa la gente pensa. La super forza, no, sopravvalutata. Parlare con gli animali sarebbe figo. Però forse un po' tasso rosso questa risposta, quindi col cavolo che la do. Boh, vado con l'invisibilità. Quale tra i seguenti preferiresti studiare? Centauri, goblin, sirene o tritoni? Fantasmi, vampiri. Ah, ci sono anche i werewolf. Scusa, Jacob. Ma non sei mai stato un'opzione. Allora, uno dei tuoi compagni di casata di Hogwarts ha imbrogliato ad un esame ed è arrivato tra i primi della classe battendoti e tu adesso sei al secondo posto. Il professor Vicious è sospettoso di quanto sia successo e quindi ti prende da una parte dopo la lezione e ti chiede se il tuo compagno abbia usato o meno questa penna che non si può usare. Tu che cosa fai? Menti e sai che non dici che non sai niente, dici al professore di chiedere al tuo compagno, dici al professore la verità, perché se il tuo compagno di classe ha vinto barando si merita una punizione. Non aspetti che sia il professore a chiedertelo, ma glielo dici tu direttamente. Penso che gli direi di chiederlo a lui, cioè io non faccio la spia. Tu e i tuoi amici dovete attraversare questo ponte dove c'è un troll che vi vuole attaccare, insomma. Che cosa fai? Allora, ti offri volontario per combattere? Col cavolo! Ma chi sa combattere, per piacere? Un piano, mi serve un piano. Sì, c'è questo, confondiamolo e ce ne andiamo. Allora, quale strada ti tenta di più? Sunny Grassy Lane. Allora, l'ultima è una strada con dei vecchi palazzi. Oddio, questa qua con le foglie mi attira, molto autunnale. Però non lo so, io andrei con questa perché fa serpeverde, insomma. Abbiamo capito. Quale incubo ti farebbe più paura? Stare sopra qualcosa di molto alto e realizzare... Several song-filled hours later. La mia fotocamera si è spenta e nel frattempo si è fatto buio, insomma, siamo messi così. Comunque, andiamo avanti. Comunque, siamo arrivati alla domanda 21. Sto smistamento è troppo lungo, ma perché? Mannaggia a me. Allora, qual è il tuo incubo peggiore, cioè che ti fa più paura? Le altezze, un occhio che ti guarda nel buio, svegliarti un giorno e sapere che nessuno dei tuoi familiari o amici ti conoscono, essere costretto a parlare con una voce fastidiosa che nessuno può capire. Le altezze, io ho paura delle altezze. È notte tardi. Camminando da solo nella strada senti un pianto, prendi la bacchetta e cerchi di scoprire da dove viene questo rumore. L'ultima,
un babbano si confronta con te e ti dice che sa, cioè è sicuro che tu sia un mago. Che cosa fai? Gli chiedi perché, perché lo pensa, dici di essere d'accordo e te ne vai e lo lasci senza capire se stai bluffando oppure no. Dici che sei preoccupato per la loro salute mentale. Questa è cattiva. No, penso gli direi sì e poi me ne andrei via. Senza fargli capire se sto dicendo una cazzata o meno. Cosa che faccio spesso nella vita, tra l'altro. Alba o tramonto? Tramonto. Luna o stelle? Questa è difficilissima. Però direi stelle. Foresta o fiume? Foresta. Bianco, nero, nero. Testa o coda? Coda. Destra o sinistra? Sinistra. Ok, siamo pronti. Siamo un po' di magia. Ho paura, molta paura. Sì. Sì. Sì, vedete, qua vi dà anche le percentuali, cioè guardate la mia percentuale di Hufflepuff, ma per piacere, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, 89%, altro che tasso rosso, altro che tasso rosso. Bene, sono felice, finalmente è uscita la casa che volevo, diciamo che un po' mi sono impegnata per farlo uscire, però in linea di massima ho risposto molto sinceramente alle domande, tranne alcune in cui ho detto, beh, metto questa perché mi suona un po' serpeverde, però niente, sono contenta, finalmente posso riappropriarmi del mio essere serpeverde. Nel caso qualcuno non l'avesse insomma notato, guardate il loghino del serpentino, carino. Buon rientro ad Hogwarts a tutti quanti, spero che il vostro smistamento vada bene nel caso sia il vostro primo anno. Ricordatevi le bacchette, ricordatevi di portarvi dietro sempre della cioccolata perché non si sa mai che ci siano dei dissennatori lungo la strada. Buon anno scolastico magico a tutti voi, ciao.